Matteo. Il ritardo che abbiamo accumulato, a questo punto tutte le trasmissioni slittano di 20 minuti, abbiamo 20 minuti di ritardo. Ci colleghiamo con Matteo, Sembra vediamo il se. comunicato di Trenitalia, insomma, quei famosi, ci scusiamo, eccetera, eccetera. Vabbè, purtroppo non dipende veramente da noi. Dovremmo essere già collegati in audio con Matteo, vediamo se ci arriva anche il segnale video. Matteo, ci senti? Sì, mi sento. Ciao Ciao Roberto, Matteo, ciao ciao. a tutti. Ciao, ci mandi anche il video, Matteo, così ti mandiamo in onda? C'è un occhio. Ah, Perfetto. eccoci qua. Invece Matteo non ha problemi di banda perché si vede perfettamente, infatti lo potranno sicuramente E constatare nemmeno di anche i nostri parrucchiere, diremmo. e nemmeno Complimenti di per. parrucchiere. Senti, ma lasci in bietta Matteo, ancora non ritorna sugli schermi, No, diciamo. guarda, la scimmietta ci ha abbandonato. Come ci ha abbandonato? Ma cos'è? È andata dallo psicanalista dopo quella trasmissione? Sì, è andata dallo psicanalista, ha cercato di venire nelle carceri con me e l'hanno tenuta dentro. Ok, anche Matteo lo lascio nelle griffie di Salvatore, intanto io monitoro la chat. E buona conduzione Salvatore, Ok. ti ascolto Matteo, ti ascolto qui accanto anche se non mi vedi. Ecco, la parola a Salvatore e Matteo Mainardi. Intrepido e religioso silenzio, mi raccomando. Allora, Matteo, sì, come per gli altri collegamenti, dacci che succede? Ma niente, mi sono Ah, successo perfetto, non è successo niente, questa è già una buona notizia. niente. Allora, Matteo, dacci un sunto di quello che è accaduto oggi, giornata di mobilitazione ferragostana dei parlamentari radicali e non in visita nelle carceri. Cosa è successo nelle Marche, diciamo? Sì, grazie alle senatrici del Partito Democratico, a dei deputati della Lega Nord e del Popolo della Libertà, nonché a dei consiglieri regionali del Popolo della Libertà, siamo riusciti a coprire tutti i 7 carceri delle Marche. Quindi siamo riusciti a coprire il 100% delle carceri e per questo vorrei fare un primo ringraziamento a chi ha seguito l'iniziativa da Roma, non faccio i nomi perché ho paura di dimenticarne qualcuno, ma soprattutto al segretario dell'Associazione Radicali Marche, Andrea Granata. Per quanto mi riguarda, io ho visitato due carceri, una il 13 di agosto, quindi venerdì, insieme ad un consigliere regionale che è il consigliere Giancarlo Danna del Popolo delle Libertà e uno oggi pomeriggio che è quella di Fossombrone insieme all'onorevole Paolini della Lega Nord. Allora, inizierei a descrivere la situazione nella casa circondariale di Pesaro, che è quella dove abbiamo una situazione più grave. Allora, per quanto riguarda Pesaro, abbiamo un totale di 278 detenuti, mentre la capienza regolamentare è di soli 144 posti, Quasi il doppio, quindi insomma. siamo a quasi il doppio, sì, appunto. La capienza tollerata è di 254, quindi siamo un po' sopra la capienza tollerata. Quello che si può vedere però dentro il carcere è che in celle pensate come singole abbiamo 3 persone, quindi tutte le celle singole hanno 3 persone, in nessuna, almeno di quelle che abbiamo potuto vedere, ce ne sono anche soltanto 2, quindi in pochissimi metri quadrati, se non sbaglio, 12 metri quadrati, troviamo un tavolo, un letto a castello, più un altro letto, più c'è il bagno, quindi cioè, questi detenuti non riescono neanche a muoversi. E stanno dentro queste celle per 20 ore al giorno perché hanno soltanto 4 ore d'aria in due momenti che se non sbaglio vanno dalle 9 e un quarto alle 11 e un quarto del mattino e dalle 13:30 alle 15 nel pomeriggio. Il nostro giro, la nostra visita all'interno della casa circondariale è partita dall'ufficio del comandante fino ad arrivare alla sezione femminile del carcere, perché qui abbiamo 23 detenute donne e abbiamo potuto parlare con 6 di queste detenute. Quello che ne è venuto fuori non è di certo confortante, nel senso che
il primo loro lamento è stato appunto il dover passare 20 ore all'interno della cella e soprattutto la mancanza quasi totale, possiamo dire, di qualsiasi corso, sia formativo che professionalizzante, ma anche corsi semplicemente ricreativi, per tanti motivi, uno dei quali è che essendo loro soltanto 23 donne, non si possono, la dirigenza del carcere non si può permettere dei corsi solo per le donne, visto che sempre comunque gli agenti penitenziari sono impossibilitati dal fare delle attività miste, le donne si ritrovano praticamente a non poter usufruire di nessun corso che è stato pensato per loro. Solo 6 donne delle 23 frequentano un corso di teatro, mentre gli altri non si trovano praticamente a poter fare nulla. Oltretutto, questi corsi si trovano nei momenti in cui ci sono le ore d'aria, quindi queste detenute si ritrovano a dover fare una scelta se fare la propria ora d'aria o fare direi piuttosto demenziale, come no? Cioè basterebbe poco per riuscire a conciliare le due cose, invece nulla, appunto, no? Invece non si può fare. Una condizione anche degradante è il piccolo spazio che hanno all'esterno, completamente in cemento, lo spazio che usano durante l'ora d'aria, che sia di mattina che di pomeriggio è completamente assolato, quindi possiamo immaginare nel cemento come si può stare in 23 persone, uno spazio piccolissimo con una rete da pallavolo, possiamo immaginare il caldo che c'è lì, e soprattutto è uno spazio che non si può usare d'inverno, quindi d'inverno si ritrovano all'interno di una stanza piccolissima con un solo tavolo, senza poter fare niente. Tra le cose che lamentano le detenute è anche la biblioteca del carcere. Allora, il carcere di Pesaro ha una convenzione con la biblioteca comunale, infatti le persone possono portare dei libri lì da mandare in carcere o possono acquistare alcuni libri facendo un versamento che poi andrà per riempire la biblioteca del carcere. Le detenute cosa lamentano? Lamentano il fatto che, essendo in maggioranza uomini all'interno di quel carcere, tutti i libri vengono mandati nella sezione maschile. Quindi, come i corsi che sono riservati tutti per la sezione maschile, come i lavori e come tutto il resto, le donne sono praticamente dimenticate all'interno di questo carcere. Questa situazione ci è stata confermata anche dagli agenti penitenziari, anche dalla responsabile delle attività, e infatti la proposta comune sia delle detenute che del personale penitenziario è proprio quello di smantellare la sezione femminile del carcere di Pesaro e magari accorparla con un altro carcere, in modo da far diventare il numero delle donne più consistente e iniziare a creare un qualcosa per loro, di formativo, professionalizzante o anche semplicemente. Quindi emerge, insomma, no, dal quadro che stai facendo, c'è una carenza di organizzazione, perché basterebbe magari mettersi a tavolino e pianificare un po' il tutto, che si potrebbero ottenere dei risultati minimi, insomma. Sì e no, perché non basterebbe mettersi a tavolino. Proprio come dicevo, i numeri sono troppo piccoli, troppo per organizzare qualsiasi cosa. Teniamo conto che il 50% sono extracomunitarie all'interno delle 23 detenute, e quindi già per loro è in corso un corso di alfabetizzazione, di prima alfabetizzazione, e quindi già alcune sono impegnate in questo modo, e per gli altri naturalmente qualsiasi corso si organizzasse o si dovrebbe fare misto, quindi uomini e donne, ma ci hanno praticamente detto che è impossibile fare questa cosa, o non è proprio praticabile.
Teniamo conto che, essendo un numero così piccolo, neanche il volontariato esterno, il volontariato che viene fatto nelle carceri, è destinato alle donne, ma va tutto nella parte maschile del carcere. Un'altra cosa grave, anzi gravissima questa, all'interno della sezione femminile è che manca completamente il ginecologo. C'è una ragazza che mi diceva che lei un anno e mezzo che deve togliere la spirale e non può perché manca il ginecologo. Il ginecologo non può entrare nel carcere, o anche se entrasse non avrebbe i mezzi per poter fare il proprio mestiere, perché il carcere, oltre all'infermeria, ha all'interno solo uno studio dentistico. Poi potremmo parlare di questa infermeria, dove ci hanno detto che fino a una settimana fa mancava anche il cotone, quindi possiamo immaginarci in che situazione vengono curati i detenuti. Come dicevo, l'unico specialista che c'è è un dentista che si reca al carcere ogni 2 settimane e uno psicologo. Non ci sono altri specialisti. Alcuni detenuti mi dicevano che si sono rotte delle dita e gli si sono calcificate così perché non hanno avuto l'occasione di poter incontrare un medico, uno specialista. Poi la seconda parte, possiamo dire, della visita si è svolta nella parte maschile, però non abbiamo avuto qui l'opportunità di avere un colloquio con i detenuti, anche perché ormai ci eravamo intrattenuti troppo nella sezione femminile. C'è da dire che, visitando anche i laboratori che ha il carcere, abbiamo visto che potrebbero essere tutti funzionanti, e questo ci è stato confermato anche dalla signora che è responsabile delle attività all'interno del carcere. Sarebbero tutti funzionanti, quello che manca è delle persone che li mandino avanti, quindi servirebbe del volontariato dall'esterno, dalla società, che andasse in carcere, e basterebbe proprio una, anche 2 persone, per far funzionare dei laboratori che si ritrovano pieni di macchinari. C'è un laboratorio di ceramica che ha dei forni, c'è una tipografia piena di macchinari, e quindi basterebbe veramente una persona dall'esterno che entrasse nel carcere e dedicasse 1-2 ore alla settimana per attivare dei corsi dall'esterno. Sempre dall'esterno, tra le cose che si potrebbero fare è portare lavoro all'interno del carcere. Ci sono anche delle detassazioni per chi porta lavoro in carcere, ma questo non si sa fuori, non è abbastanza pubblicizzato, e quindi il lavoro in carcere non entra. Questi detenuti si ritrovano solo ad avere quel poco che gli offre l'amministrazione penitenziaria, per il resto non possono fare nulla. Quindi dall'esterno si potrebbe fare molto. Ciò che ci ha detto sia le guardie, sia il personale penitenziario, che è anche sempre questa responsabile delle attività, è che al carcere di Pesaro non servono tanto nuovi fondi. Forse servono appunto aiuti dall'esterno, serve soprattutto lo smantellamento della sezione femminile, e quello che servirebbe a livello nazionale è una depenalizzazione dei reati minori. Sì, sì, sì. Come diceva prima Marco Marchese, abbiamo una percentuale altissima di extracomunitari che hanno come unico reato il reato di clandestinità, quindi ce ne sarebbero molti altri, come per esempio, noi ovviamente siamo dei sostenitori dell'antiproibizionismo, quindi partendo ad esempio dalla depenalizzazione dei reati riguardanti le droghe leggere, si potrebbe sfoltire ampiamente, sì. Perché tu mi confermi che anche nelle Marche una buona parte
diciamo, della popolazione carceraria è composta, no, da persone che hanno violato la legge sulle tossicodipendenze, no? Sì, ci hanno detto un 30% dei detenuti, come un 30% dentro per reati legati alla prostituzione. Eh sì, altro, diciamo, altro canale sul quale si potrebbe intervenire adeguatamente con misure ad hoc, diciamo. Sì. Leggi, depenalizzazioni, eccetera, eccetera. E infatti la depenalizzazione è, secondo il personale penitenziario, il maggior aiuto che si potrebbe dare alle carceri italiane. Per venire alla polizia penitenziaria, in pianta organica ci sarebbero 169 agenti, ne sono stati assegnati solo 128 e effettivamente in servizio ce ne sono 122. Quindi ricordiamo che la capienza regolamentare di posti è di 144, mentre abbiamo 278 detenuti, quindi quasi il doppio, mentre di agenti ne abbiamo quasi 50 di meno. Quindi potete immaginare lo stress che c'è nell'intera comunità penitenziaria. Un fatto che mi ha molto colpito è stato un agente penitenziario che mi ha confessato che il peggior momento di tutto il suo servizio è stato quando si è assistito al primo suicidio nelle carceri di Pesaro. Per tutti gli agenti è stato come perdere un proprio collega, si sono sentiti completamente la responsabilità ed è una cosa che li ha toccati profondamente. Ricordo che questi agenti svolgono doppi turni quasi tutti i giorni, non prendono ferie ormai da troppo tempo, ci dicevano addirittura uno e due anni che non prende le ferie perché non se le può proprio permettere, perché bloccherebbe tutta l'attività penitenziaria all'interno del carcere. Cosa dire, con noi ricordo che c'era il consigliere regionale del PDL Giancarlo Danna, che è vicepresidente della commissione sulla sicurezza sociale, quindi anche l'assistenza sanitaria e ospedaliera e tutti i servizi sociali. Tramite i giornali, che come ha fatto Marco Marchese devo ringraziare perché ci hanno dato ampio risalto sulle pagine locali, si è impegnato questo consigliere a portare il ginecologo nella sezione femminile delle carceri, o almeno a provare a portare un ginecologo all'interno della sezione femminile. Per quanto riguarda invece l'altro carcere che abbiamo visitato oggi pomeriggio, almeno che io ho potuto visitare oggi pomeriggio, è il carcere di Fossombrone. Questa è invece una casa di reclusione e i dati qui sono invece molto buoni. Io credo, o anche il comandante almeno mi ha confermato questo, è uno, se non il migliore carcere presente in Italia, perché allora come detenuti ne abbiamo 144 e come capienza regolamentare di posti abbiamo 200 posti, però teniamo presente che due sezioni sono chiuse e quindi mancano 60 posti, quindi attualmente su 160 posti disponibili e qualcuno di meno poi per dei problemi, ci sono 144 detenuti, quindi un detenuto per cella e tutto funziona all'interno molto bene. Di agenti di polizia penitenziaria in pianta organica ce ne sono 127, effettivamente in servizio 103, ma visto che non c'è sovraffollamento è abbastanza gestibile la situazione. Un dato da tenere presente è che nel carcere di Fossombrone, che è un carcere di alta sicurezza, visto che di detenuti in alta sicurezza ce ne sono 89 su 144, manca il direttore. Manca il direttore per la
per la posizione del carcere, che si trova appunto a Fossombrone, a 20 chilometri, che poi non sarebbe neanche tantissimo, dal centro cittadino più grande, e quello che mi diceva il comandante è che proprio nessun direttore è disponibile a venire in questo carcere, anche se, come detto, è uno dei migliori carceri in Italia. A cosa è dovuto questo, che tu sappia, a cosa è dovuto questo? Il comandante ci ha detto solo per la posizione della cittadina, una piccola cittadina dove non c'è niente da fare, nessuno può obbligare qualcuno a fare un lavoro e quindi nessun direttore è disponibile a dirigere appunto questa casa di reclusione. Che comunque funziona molto bene, nel senso che non c'è sovraffollamento, un detenuto per ogni cella, abbiamo 31 lavoratori dipendenti dell'amministrazione penitenziaria, non ricordo bene se 6 o 8 detenuti semiliberi lavorano in proprio, quindi c'è anche una buona attività all'interno, quasi tutti i lavoratori, i detenuti possono lavorare all'interno delle cucine, fare attività come il teatro. Mi hanno detto che ci sono addirittura dei corsi per prendere il titolo della licenza media, c'è addirittura un corso per prendere il diploma di ragioneria e ci sono anche 6 detenuti che frequentano l'università dall'interno del carcere. Quindi è molto ben gestito. Quasi un modello, diciamo, no? Sì, carcere modello. Anzi, sicuramente un modello. All'interno di questo carcere ci sono molti mafiosi, è un carcere di alta sicurezza e quello di cui si lamentano soprattutto gli agenti penitenziari è un po' l'impasse in cui li mettono le leggi italiane. Perché? Perché i mafiosi che vengono catturati devono essere collocati nelle carceri lontano dal posto in cui operavano e quindi vengono spediti, visto che la stragrande maggioranza viene presa al sud, vengono mandati nelle regioni del centro o del nord. Cosa succede però? Quando iniziano i processi e quindi questi detenuti devono presentarsi ai processi, devono andare a fare questi processi appunto ad esempio in Sicilia, quindi sempre con una scorta di 4 uomini si devono muovere ad esempio dalle Marche, andare in Sicilia e quindi si perdono magari 3 giorni, quei 4 uomini devono accompagnare, poi magari si arriva là e il processo viene posticipato di 4-5 giorni. Molto oneroso, diciamo. Sì, è molto oneroso e a questo bisognerebbe trovare una soluzione però nel contesto nazionale, quindi bisognerebbe rivedere un po' le leggi. Che altro dire? All'interno del carcere di Fossombrone ci sono solo 9 detenuti su 144 in attesa di giudizio, di cui due imputati, 2 appellanti e 4 ricorrenti, mentre molta più grave è la situazione nel carcere di Pesaro per quanto riguarda i detenuti in attesa di giudizio, che su 350 sono ben 116, quindi quasi una metà dei detenuti nella casa circondariale di Pesaro sono in attesa di giudizio. Quindi quello che emerge, diciamo, dalla tua analisi è comunque un quadro, no? Con luce ed ombre, situazioni sì, alcune e altre meno, ovviamente, più complesse. Parlando con alcuni parlamentari che hanno visitato non un solo carcere ma più delle nostre carceri, anche loro ci hanno confermato che il quadro che esce è proprio la macchia di leopardo, quindi abbiamo delle situazioni eccellenti come possono essere appunto il carcere di Fossombrone o delle situazioni proprio degradanti, sì. Matteo, e questo varia molto. Matteo, abbiamo 2 minuti, quindi magari se vuoi ricapitolarci appunto le tue considerazioni finali.
Io negli ultimi 2 minuti ringrazio veramente, ma veramente, veramente, veramente lo sottolineo, la stampa locale che ci ha dato veramente tantissimo spazio. Ieri siamo usciti. A differenza della stampa nazionale, Matteo. Sì, a differenza della stampa nazionale, questo è vero, però visto che comunque nelle città più piccole, come può essere la mia, nei capoluoghi di provincia, quello che si legge di più anche al mare sotto l'ombrellone in questo momento è la stampa locale, certo. Per noi è un grandissimo risultato. Ieri avevamo addirittura un'intera pagina data all'iniziativa del Ferragosto in carcere, quindi, okay. E soprattutto un'intera pagina riempita da un comunicato che avevamo mandato noi radicali, non un comunicato del consigliere regionale, quindi con tutte le nostre osservazioni. E su 3 giornali locali 2 ci hanno riservato questo trattamento, quindi non possiamo che ringraziarli. Come ricordava prima Marco Marchese, finalmente possiamo assistere a un'informazione pubblica che fa proprio il proprio mestiere. Per fortuna che oggi sembra essere quasi una costante, no? Quindi, sì, fortunatamente. Va bene. Oggi volevamo portare anche dei giornalisti all'interno delle carceri, ma purtroppo essendo Ferragosto non lavorano. Avevo contattato qualcuno che sarebbe stato molto disponibile, ma oggi sono tutti al mare. Purtroppo sono questioni di ordine, diciamo. Quindi. Eh sì. Va bene. Oh, Matteo, siamo in conclusione, quindi ricordaci il sito, ricordaci un referente, Sì, il sito dei Radicali Marche è appunto radicalimarche.com o punto, no, scusate, punto it, radicalimarche.it, per qualsiasi cosa, per qualsiasi contatto trovate lì tutti i dati per contattare me, il presidente, il segretario e il tesoriere. Matteo, dobbiamo dire un'altra cosa che, come l'abbiamo già detto all'inizio, domenica prossima anche Matteo Mainardi sarà uno dei militanti radicali impegnati nella regia e conduzione che cerchiamo di spalmare su tutto il territorio nazionale. Sicuramente non avremo problemi perché evidentemente Matteo, che sta già un po' più al nord rispetto a noi, non ha problemi di banda, perché chiaramente il segnale ci arriva perfetto e limpido da Pesaro. Matteo, veramente ti ringraziamo e appuntamento a domenica grazie prossima. Grazie a voi. Allora. Ciao Matteo, okay, Matteo. Grazie. Ciao. Ciao. Matteo. Allora, ritorniamo.